identitaria, salvaguardare le istituzioni democratiche se si escludono i comunisti. E questo non perché esista il cosiddetto potere di veto, di cui va cercando qualcuno, del Partito Comunista verso i governi e verso i provvedimenti che non gli sono graditi, ma per una ragione più profonda, perché il Partito Comunista ha assunto e difeso una funzione di garante democratico. Chi voglia escludere il Partito Comunista, chi voglia governare contro questo partito, che rappresenta da solo un terzo dell'elettorato, ma anche la parte maggiore della popolazione attiva, lavoratrice, impegnata, giovane, porta i risultati. Il dissesto e il caos che in queste ore sono sotto gli occhi di tutti. E questo è il motivo principale per cui noi riteniamo di poter chiedere con tranquilla coscienza il voto anche ai militanti ed elettori del Partito Socialista, anche ai cattolici democratici, a una parte grande degli stessi democristiani, a quanti sentono che siamo arrivati a un momento in cui tornano in gioco le questioni essenziali della libertà e della democrazia. I comunisti hanno dimostrato anche negli ultimi mesi di sapersi battere per garantire le libertà e i diritti democratici non solo per se stessi in quanto opposizione, ma per tutti, anche per chi non è comunista, anche per chi è avversario di comunista. Vorrei considerarmi da voi cittadini di Padova con qualche parola su di voi e sulla vostra città. Negli anni scorsi si è molto parlato di Padova, in Italia, per le tormentate vicende che essa ha vissuto in conseguenza della concentrazione di forze terroristiche che qui si è formata e per la lotta ampia e tenace contro di esse condotta dalle forze vive della città. In questa lotta decisiva è stata l'alleanza tra i lavoratori e le forze della cultura e dell'università. Decisivo è stato il ruolo che hanno svolto i comunisti padovani. Proprio quella grande lotta democratica contro l'eversione ha rivelato a Padova la presenza di grandi energie, dinamiche, progressiste, sia in campo laico che in campo cattolico. In primo luogo quella della tradizione universitaria, laica e della libera ricerca, espressione nei secoli di un pensiero che non si piega ai dogmatismi e ai fanatismi. Qui a Padova, nello studio che fu di Galileo e di altri grandi pensatori, vi è una delle radici culturali che dà ragione della vigorosa azione svolta dalla intellettualità e dall'università nell'antifascismo e nella guerra di liberazione nazionale. I nomi dei comunisti Eugenio Uriel e Concetto Marchesi emblematica testimonianza. E c'è la Padova dei giovani. Nella vostra città ci sono 50.000 studenti universitari e decine di migliaia di studenti medi che si trovano spesso ad affrontare gravi e pesanti problemi, quelli dei servizi, della qualità dello studio, del funzionamento delle strutture scolastiche, della vita culturale e associativa, della liberazione dalla tossicodipendenza, problemi che sono ben lungi dall'essere risolti. E invece nel mondo giovanile vi sono immense energie e potenzialità.
In esso è più che mai viva l'esigenza di prospettive, di cambiamenti, di un futuro per il quale valga la pena di lavorare, di studiare, di lottare. Le vecchie forze del tradizionale notabilato democristiano non sono più capaci di offrire punti di riferimento, né di suscitare energie, ripiegate come sono su se stesse, in particolare dopo la sconfitta subita nel giugno dell'anno scorso dalla Democrazia Cristiana. Nel mondo cattolico si sviluppano però e si esprimono sensibilità e iniziative, si pensi al movimento unico nel suo genere delle pastorali del lavoro o ai gruppi che operano per la pace, che si manifestano in modo autonomo rispetto alla vecchia area democristiana. Ebbene, a tutte queste forze della cultura, della scienza, del lavoro, del mondo giovanile, a quelle più vive e aperte della realtà cattolica, i comunisti indicano una prospettiva di pace in Europa e nel mondo, di risanamento e di trasformazione del nostro paese, di rinnovamento della politica e dell'organizzazione della società in una salda garanzia di democrazia e di libertà. Votando Partito Comunista Italiano si contribuisce a portare in Europa un'Italia diversa da quella a cui l'hanno ridotta i partiti che l'hanno governata finora e che l'hanno governata finora. Non l'Italia della P2, ma l'Italia pulita, democratica. L'Italia dei lavoratori che hanno detto e dicono no al decreto sulla scala mobile. L'Italia della grande manifestazione del 24 marzo a Roma. L'Italia delle donne che vogliono cambiare la società, non solo per acquisire una parità dei diritti effettiva nell'accesso al lavoro, alle professioni, alle carriere. Bravo Ricco! Nella società, generali di cui esse sono le peculiari portatrici, dopo secoli di oppressione e di arrabbiamento. Strada per strada, un attimo, basta, parliamo di fotografia.
dialogare. Ma sa va a conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra